99, alla quale abbiamo pensato di rivolgerci perché queste campane, proprio per l'antichità, hanno bisogno di un intervento altamente specializzato. A Innsbruck le campane verranno studiate, pulite senza l'intervento di tecniche invasive, e sulle misure uniche e ripetibili di queste campane verrà studiata tutta la componentistica nuova necessaria per il corretto movimento e per il corretto suono, in particolare i ceppi nuovi in legno che verranno realizzati e i battagli, le cui dimensioni e il cui peso verrà calcolato con criteri matematici in rapporto alle dimensioni e al peso delle singole campane. In particolare poi sarà oggetto di una indagine approfondita la campana civica, che è quella più antica del 1448, che presenta una serie di lesioni nella parte superiore della campana in corrispondenza della cosiddetta treccia, cioè dove avviene l'aggancio della campana con il ceppo, per capire se si tratta di difetti di fusione, quindi non problematici, o se si tratta di lesioni intervenute dopo. È una questione che va capita e risolta perché si tratta proprio del punto nevralgico di sostegno della campana, e in base ai risultati delle analisi verrà studiato dalla ditta l'intervento più opportuno, che potrà consistere anche al limite in un'operazione di saldatura. Quando l'operazione sarà terminata, poi le tre campane più recenti verranno sottoposte a un intervento di accordatura, perché non essendo un vero concerto ma campane assemblate in epoche diverse, l'intonazione musicale non è perfetta, quindi nei limiti del possibile si farà un intervento, anche questo altamente specializzato, per dare un minimo di coerenza armonica all'insieme. Dopodiché le campane saranno pronte per tornare. Qui entrerà in gioco un'altra ditta italiana, che è la ditta Sabbadini, che provvederà al rimontaggio sul castello esistente e all'allestimento di tutta la componente meccanica ed elettrica necessaria per il suono delle campane.